Mi dica? Sì. Sì. Molto bene. Ok. Perfetto. Arriviamo subito. E un via vai di chiamate di ambulanze nella sede della Misericordia di Pescara, impegnata in tanti interventi ogni giorno. Il governatore Cristina D'Angelo si unisce alla ASL, che ha invitato i cittadini a recarsi al pronto soccorso solo in caso di reale necessità. Gli operatori sanitari sono allo stremo anche qui, ma di certo non demordono. Numerosi gli interventi. Con queste temperature elevate, la Misericordia di Pescara ha registrato un incremento degli interventi legati a colpi di calore, ma crisi anche ipotensive ed anche traumi minori connessi a cadute accidentali in casa o anche su strada. Abbiamo osservato inoltre un aumento dei casi legati alle crisi d'ansia e crisi di panico. In questo senso, diciamo, l'utenza per ragioni di sicurezza personale decide di recarsi in pronto soccorso. Vorrei anche però fare un appello in questo senso. Io credo che l'intasamento del pronto soccorso sia anche connesso all'impossibilità oggi delle varie realtà associative territoriali di potenziare il servizio offerto alla collettività, in quanto l'emergenza del caro carburante ha inciso e riguardato sicuramente noi da molto vicino. Possiamo quindi dire che oggi non riusciamo a fornire un'ambulanza in più al territorio di Pescara perché purtroppo le tariffe in convenzione, quindi contrattualizzate con l'ASL di Pescara, non sono ancora state adeguate e possiamo anche dire che in qualche maniera non c'è neanche un aiuto statale e quindi siamo veramente in difficoltà. Ci si mette poi anche il Covid. Sì, purtroppo sì, gli interventi da Covid rispetto all'estate scorsa sono sicuramente significativi. Possiamo dire che ancora oggi operiamo nelle case degli utenti che purtroppo sono positivi e devo dire che c'è stato un incremento anche in questo senso. Speravamo di no, ma questo comporta sicuramente una lunga attesa in pronto soccorso perché, ripeto, l'utenza sicuramente ha bisogno anche di tranquillità, di sentirsi rassicurati e quindi preferiscono accedere in pronto soccorso piuttosto che restare nelle mura di casa. E c'è poi chi chiama l'ambulanza per sicurezza, magari prima di rivolgersi al medico di base o alla guardia medica, anche forse per un semplice malore, si tende a chiamare voi e a volte sono casi facilmente risolvibili. Sì, decisamente sì, forse a volte il triage comunque non è svolto in maniera corretta perché si potrebbe evitare l'ospedalizzazione e di conseguenza avere delle lunghe attese. Perché voi li portate in pronto soccorso i pazienti? Sì, secondo i casi, qualora lo necessitano e qualora giustamente l'utenza vuole recarsi in pronto soccorso, noi siamo a disposizione di chi richiede appunto l'ospedalizzazione. E sicuramente ci auguriamo che insomma in generale il pronto soccorso riesca in qualche maniera ad incrementare il personale e quindi a snellire quelle che sono le attese. Quanti interventi fate in media in un giorno? In media noi svolgiamo dai 15 ai 20 interventi sulle 24 ore. Noi abbiamo due postazioni territoriali a Pescara che lavorano continuamente e svolgiamo anche servizi di dialisi in convenzione con l'ASL di Pescara e quindi di conseguenza, ribadisco, abbiamo bisogno anche di un aiuto statale in qualche maniera per quanto riguarda questo aumento e incremento esponenziale del costo del carburante.